quanto riguarda questo progetto Five Men promosso dal Ministero, voi, plurale maschile come associazione, collaborate con Dire, un'ulteriore associazione che, diciamo, rispecchia un po' la parte femminile. Sì, è una rete in realtà di associazioni, è una rete di centri antiviolenza, di associazioni che si occupano da decenni di lavorare per, come dire, per sostenere le donne che subiscono violenza. Ma non è solo questo progetto, tutti i progetti che noi facciamo lavoriamo accanto alle donne, ovviamente, perché è questa sinergia che permette di affrontare il discorso anche in modo diverso. In realtà fino a poco tempo fa erano solo le donne che lavoravano su questo. Noi siamo una delle prime associazioni che appunto cerca di portare anche il punto di vista maschile, anche per avere un confronto con i maschi direttamente da maschi, perché altrimenti rimane una cosa esterna, no? È come se il problema fosse delle donne, cioè il problema è delle donne in quanto appunto la subiscono la violenza, questo tipo di violenza, ma il problema è degli uomini che come dire, non escono da questo tipo di cultura, quindi è ovvio che bisogna parlare da maschi ai maschi anche su questo. E come sono le nuove generazioni maschili oggi? Ho l'idea che alcune cose sono come erano quando avevo la loro età 20 anni fa, insomma, secondo me. E c'è secondo me c'è una forma di attenzione di più maggiore nei confronti delle voci delle ragazze, perché sono fatte sentire molto di più. Cioè forse è più difficile per i ragazzi maschi oggi dire ah stai zitta che sono una donna, come si faceva facilmente fino a qualche decennio fa, insomma, che è uno dei fondamenti poi del maschilismo. E sono fatte di più sentire, quindi questo porta anche a cambiare, secondo me, da parte dei maschi. Poi ci sono tante contraddizioni, nel senso c'è un'ossessione rispetto ai modelli, alle immagini sessiste, alle immagini che girano in televisione, e c'è anche però tanta confusione rispetto alle relazioni. Non so, secondo me si dovrebbe affrontare l'insieme di questo discorso con meno tabù e anche con più franchezza e con più delicatezza. Anche ci vorrebbe sicuramente più educazione alle differenze nelle scuole, ed è importante che questo ci sia senza avere tabù rispetto a questo. Possiamo dunque dire che alcuni tabù, alcuni ruoli fissi, stereotipi sono stati sdoganati, ma comunque l'efficienza comunicativa delle campagne di sensibilizzazione, educazione e iniziative come queste devono ancora raggiungere un'efficienza comunicativa diversa da quella dello stato attuale, più alta. Sì, ogni lavoro poi ha bisogno di tempo e anche di impegno e anche di fondi per farlo, perché non è che si fa uno spot e si risolve il problema, ci vogliono progetti lunghi e ci vuole impegno e bisogna lavorare su questo. Bisogna anche che ci sia un'apertura reale rispetto a questi temi, c'è stata una levata di scudi in quest'anno parlando di ideologia del gender, che si porta nelle scuole questo tipo di cultura per, come dire, per creare problemi, e quindi non è questo in realtà che succede. Il discorso è che violenza contro le donne, sessismo, omofobia, paura delle differenze e mancanza del rispetto nei confronti di tutti e tutte è una cosa profondamente radicata nella nostra società, e metterla in discussione è un fatto che deriva da quello che ci dice la Costituzione, quindi bisogna farlo, e bisogna farlo nel modo corretto, anche confrontando tutti i punti di vista. Questo è il motivo per cui secondo me noi ci impegniamo su questo. Che la scuola dopo la famiglia è una delle agenzie educative, insomma, per i ragazzi che sono cresciuti, si sono sensibilizzati, ma qual è il vostro augurio per il futuro a questi giovani che quest'anno si diplomeranno e andranno via? Beh, allora intanto mi fa piacere che abbia posto l'accento sul fatto che la scuola è una delle principali agenzie educative che ci sono sul territorio, perché molto spesso noi parliamo addosso, facciamo delle cose, insomma, alla fine che restano molto teoriche. Con questo percorso noi speriamo di aver dimostrato che si può fare pratica, cioè che si possono fare nelle scuole delle buone prassi, come si chiamano, e quindi una pratica veramente di legalità, di educazione al rispetto, di educazione alla tolleranza. E il mio augurio è proprio questo, che i ragazzi si trovino a vivere in una società dove si facciano fatti e non parole, dove le donne vengano sempre di più tutelate, perché purtroppo esistono casi di femminicidio, ma esistono anche casi di mala giustizia laddove si denuncia e poi purtroppo anche per motivi economici lo Stato non riesce a difendere tutte le donne che avrebbero la necessità di essere difese. Allora, come dice lei, deve cambiare proprio la cultura, cioè deve intervenire
prepotentemente, incisivamente l'educazione, perché uno Stato non può farsi carico ovviamente di controllare tutto quello che può accadere di sbagliato, insomma deve partire proprio dall'individuo, dal cittadino, avere il senso della legalità, torno a dire, insomma mi ripeto. In ultimo, campagne di sensibilizzazione come questi, progetti a tema, a che punto sono arrivate per la loro efficienza comunicativa? Ma diciamo che forse negli ultimi tempi c'è la possibilità che qualcosa cambi realmente, cioè nel senso che la scuola sta tornando prepotentemente alla ribalta come mezzo, appunto, vabbè, mezzo è una brutta parola, ma per non ripetere agenzia, per educare. Quindi vedo che c'è una volontà di investire e di fare in modo che davvero la progettualità non resti chiusa nell'angolino, insomma, di ogni scuola come prima accadeva, ma che venga appunto portata all'esterno nella vita di tutti i giorni. Mi pare che ci siano dei segnali in questo senso, almeno per quanto riguarda la nostra scuola io li sto notando e spero che insomma si continui così. Ovviamente questa è la volontà anche politica che deve farsi insomma carico di tutto ciò. E secondo lei spazi le normative politiche nuove come la riforma della buona scuola lasciano spazio a questi approfondimenti, a queste attuazioni? Insomma? Allora, il mio pensiero personale è che per quanto riguarda la buona scuola è una riforma che presenta moltissime possibilità che debbono essere però colte, cioè è un po' come una cornice all'interno della quale però poi c'è la progettualità, il lavoro anche delle istituzioni a livello locale, cioè non ci possiamo aspettare tutto dalla buona scuola, cioè che la buona scuola davvero ci dia degli strumenti validi e che ci tolga, come si dice, insomma, le castagne dal fuoco. Dobbiamo impegnarci anche noi, insomma, anche noi che siamo gli attori principali, e come ripeto, soprattutto le istituzioni politiche devono lavorare per far sì che la buona scuola sia davvero buona. Cari amici di Viaggio in Molise e di Tele Molise, vi saluto da Letis Marconi di Campobasso, dove si è appena conclusa una giornata interessante, dove rappresentanti del Ministero delle Pari Opportunità sono arrivati a Campobasso nell'ambito del progetto Five Men, una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Vi ricordo che ci potete seguire sul canale 11 e 12 del Digitale Terrestre, sul canale 96 per l'Abruzzo, sul canale 749 per Roma e Lazio, sul nostro canale tematico 212 e sul nostro sito internet www.telemolise.com. Da Litis Marconi di Campobasso vi saluto, vi do appuntamento a un prossimo viaggio in Molise con noi. Grazie di averci seguito.